Dunque, possiamo passare dai concetti generali all'aspetto operativo, più operativo della costruzione di questi prototipi che ci possono servire, da un lato a descrivere come vogliamo che l'interfaccia utente venga fatta e dall'altro possono anche essere usati come strumenti per testarla poi. E quindi noi costruiremo quelli che in genere vengono chiamati mock-up, cioè bozzetti, abbozzi, oppure a volte vengono anche chiamati wireframe, come fil di ferro, no? Costruiti con fil di ferro, cioè chi fa architettura costruisce modellini con fil di ferro che stanno in piedi, sono più rigidi e architettonici, e questo stesso concetto è stato traslato a livello, diciamo, di interfaccia utente. La differenza è queste due videate, sinistra e destra, sono esattamente la stessa, contengono esattamente gli stessi elementi, ma mi programmano un'aspettativa diversa. Quello di sinistra mi dice bozza, quello di destra mi dice definitivo. Semplicemente per il fatto che di là le righe sono un pochino più, il font è un pochino più schifoso, e a destra invece è un po' più ordinato, più pulito. Allora questo mi permette di mettere l'utente che lo usa in uno stato d'animo di un'aspettativa diversa. Qui mi aspetto che tutto funzioni, qui invece so che sono ancora in una fase di brainstorming iniziale, poi dipende dalle varie fasi, questo è un accorgimento grafico, è minimo. Però questo la dice lunga sulle capacità che noi abbiamo inconsci di decodificare dei suggerimenti tipografici. Tra l'altro una storia molto carina, che, diciamo così, facendo una piccola divagazione, è su questo simbolo. Cosa vuol dire questo simbolo? Menu. Allora, questo simbolo è stato introdotto da pochissimi anni. Queste tre linee orizzontali. E è un'icona che è assolutamente astratta, troppo astratta, per cui ha avuto delle vicissitudini essenzialmente per essere accettata. Perché a volte c'è stata anche una variazione, perché c'è la versione dei tre puntini a volte, anziché delle tre lineette, che vuol dire apri il menu. E questo dovrebbe, nell'intenzione di chi ha pensato questa icona, rappresentare le singole voci del menu, cioè una rappresentazione astratta delle singole voci, oppure dei singoli puntini di un elenco di opzioni possibili. Però è il tipico elemento che troviamo oggi, troviamo ovunque, ma se andate dietro 4 anni non esisteva, penso 4-5 anni, è stato spinto molto dalle interfacce, dai toolkit di interfaccia mobile, poi è passato al web dopo, sul mobile puoi sperimentare di più perché hai una base di utenti molto più compatta, le applicazioni seguono delle regole più rigide e quindi puoi spingere anche delle cose che gli utenti sono poi obbligati a imparare, se non sono le cose. Quindi questo è stato un elemento che ha richiesto apprendimento. Adesso per noi lo diamo abbastanza per scontato, no? Il nome è ufficiale icona ad hamburger, essenzialmente, perché ha tre strati, no? Due pane e poi la carne in mezzo. Però appunto da sola è un elemento che è stato appreso, ci è stato forzato, perché non esisteva un'icona per menù. Qualcuno l'ha decisa e l'ha imposta a tutti. Adesso lo stiamo usando anche nei siti, ovunque. Mentre la casetta, se vogliamo, è già intuitiva di sé, perché è il significato di home, è l'home page, eccetera, un concetto a parte iniziale, si presenta da sola, questo invece è stato imposto, diciamo, con un'azione deliberata di chi ha progettato queste interfacce. Adesso lo diamo per scontato, ma non lo era. Qui c'erano alcuni esempi di prototipi fatti di carta, fatti in PowerPoint per simulare, per poter provare vari tipi di interfacce. Ma nel costruire questi prototipi, ma in realtà poi anche l'interfaccia in generale, nel costruire l'interfaccia, poi il prototipo è solo la fase iniziale della progettazione dell'interfaccia, noi usiamo una grammatica. Cioè, così come in italiano, quando impariamo una lingua straniera, quando impariamo un linguaggio di programmazione, impariamo quelle che sono le parole chiave, i costrutti di base, i sostantivi, i verbi, le preposizioni e il modo di costruire, e la sintassi, quindi sintassi e lessico di una nuova lingua, la stessa cosa avviene con l'interfaccia grafica. Nell'interfaccia grafica abbiamo un linguaggio che ci dice che questo è un bottone, questo è un bottone, questo è uno slider che permette di selezionare un valore tra un insieme continuo di elementi,
Questo invece è un selettore tra un numero finito ma breve di elementi, questo invece è un elenco con un, che mi permette magari di scegliere tra un numero più lungo di elementi, eccetera, eccetera. Questo addirittura con un numero che è potenzialmente molto elevato di elementi. Quindi abbiamo degli elementi grafici riconoscibili che hanno una loro funzione, un loro significato, che vogliamo il lessico di base. E poi c'è una grammatica, una sintassi che ci dice come metterli insieme, come raggrupparli per costruire delle videate, essenzialmente delle interfacce complete. Questo qua è un esempio di un'immagine, tutta questa è un'immagine di cui posso prendere i pezzi facendo copia e incolla per costruirmi i miei mockup. No? Quindi trascino qui dentro, eccetera. E attraverso questi, questa grammatica è una grammatica appunto su più livelli, no? Come dicevamo, la pittura dell'informazione, cioè l'organizzazione generale dell'informazione, dei passaggi tra schermate, tra sezioni delle applicazioni, il layout, cioè l'organizzazione degli spazi all'interno di una singola videata, e lo spazio bianco parla, cioè il vuoto parla, aiuta a separare, aiuta a identificare, e aiuta a contenere. Quindi questo spazio, questo volume, quest'area, cosa contiene? Che informazioni dà oppure che informazioni chiede? Ma non devo spiegarlo, una volta nell'interfaccia c'è scritto adesso qui per favore inserire, no, no, tanto non legge nessuno il testo esplicativo, nessuno, occupa solo spazio, ruba tempo e fa arrabbiare, perché il 90% sono degli errori di grammatica, vedete, o di traduzione, e ruba spazio, soprattutto sui mobili. Lo spazio deve parlare da sé, deve essere evidente che cosa servono quegli elementi, mi danno informazione o me ne chiedono? Se me ne chiedono, di che tipo? Quindi cosa mi dà e a che cosa serve? Quali sono le azioni che posso compiere con gli elementi che sono presenti in quella parte di pagina? Posso fare qualcosa, posso solo guardare, posso scrivere i dati, posso modificarli, posso passare a un'azione, posso aprire, posso allungare, posso dettagliare, posso scegliere, no? E capito questo, quali sono quelle tecniche specifiche che l'utente utilizza? Quindi inserisce una tastiera, parla a voce, non so, scegli da un elenco. Poi sono le tecniche specifiche che ogni widget, quindi ogni elemento dell'interfaccia, offre in termini di interazione con l'utente, che dipende dal widget che uso, dall'interfaccia che uso, dal mobile oppure web, eccetera, eccetera. E quindi cosa può fare l'utente interagendo con uno di questi elementi che abbiamo visto qua? Io ho provato a fare un elenco di verbi possibili che mi vengono da usare quando descrivo non tanto un'interfaccia, ma ciò che fa l'utente con l'interfaccia. Innanzitutto l'utente può leggere, visualizzare. Ma questi sono anche i verbi che abbiamo usato, abbiamo iniziato a usare nei casi d'uso, per descrivere cosa faceva l'utente. Quindi può leggere un testo, può visualizzare un'immagine, unidirezionale, il sistema fornisce informazioni all'utente. L'utente può analizzare, quindi è una forma di leggere che richiede più tempo, richiede magari di poter navigare dei dati, richiede di poterli ingrandire, richiede di poterli avere uno spazio più grande. No, c'è un grafico, una tabella, quindi una tabella non la leggo, non è che metto a leggere la tabella, la studio, la analizzo. Dal punto di vista del sistema è simile, nel senso che deve presentare i dati, ma magari dal punto di vista della presentazione l'uso dello spazio è diverso. Oppure ci sono tutte le parti attive, in cui l'utente è una parte attiva. Io parlo di inserire quando l'utente deve fornire al sistema un dato che il sistema non conosce. Un nome, come ti chiami, no? Quello è un dato che lui non può sapere. Un numero. E sono dati che l'utente deve inserire e non c'è altro modo che farglieli scrivere. Che è diverso da scegliere o selezionare, in cui l'utente fornisce un'informazione tra un elenco di informazioni possibili che il sistema già conosceva, già dispone. In che provincia sei nato? Le province non la decide l'utente, sono definite. E quindi devo semplicemente scegliere una tra queste. Quale corso vuoi mettere nel carico didattico? Scegli uno tra quelli che sono proposti. Nessuno si sognerebbe, quando ti chiede che corso vuoi inserire, farti scrivere il nome esatto del corso. No? Cioè, visto che li sa già, è inutile che dia all'utente un lavoro inutile. Gli faccio scegliere, gli presento gli elenchi, gli faccio scegliere una voce. Oh, scegliere può voler dire tante cose, eh? Può voler dire mostrare tutti in un elenco e renderli cliccabili. Può voler dire mostrare in un elenco e mettere una casella di spunta a fianco. Può voler dire avere una tendina che si apre con l'elenco dei corsi.
può avere tanti bottoni, tante immaginine e l'utente seleziona quale vuole, certo. Ma il concetto è lo stesso, ho un elenco, il sistema lo presenta, l'utente seleziona un elemento. Poi le forme grafiche sono diverse anche a seconda del tipo di contenuto. Diverso è scegliere dal cercare. Il cercare è quando l'utente ha un'informazione parziale, il cerca, no? Ho un'informazione parziale in testa e il sistema gli offre, gli deve fornire l'elenco di tutti gli elementi che corrispondono a quell'informazione parziale. Quindi non so il nome esatto del corso, ma so che in quel corso c'era quel nome. Faccio cerca, mi fa un elenco non di tutti i corsi possibili, ma solamente di quelli che contengono ad esempio la parola chiave. Questa è un'operazione normalmente di due fasi, la ricerca. L'utente inserisce, il sistema risponde. Poi queste due operazioni, nel caso in cui le tipologie di ricerca siano semplici, quindi ad esempio solo la parola chiave, può essere collassata in un'operazione di filtraggio. Cioè io ho un elenco, magari lungo, una casella di testo in alto, comincio a scrivere l'elenco man mano che scrivo si assottiglia, perché vengono cancellate tutte le voci che non corrispondono a ciò che sto scrivendo. Questo di solito viene implementato con un filtro in tempo reale, serve per restringere le ricerche, aiutare la ricerca in cui in tempo reale ti mostro sia l'elenco completo che un elenco ristretto sulla base della funzione che gli dai. Dicevo, funziona solamente sulle ricerche semplici di un campo di testo, mentre una ricerca può essere una ricerca anche più avanzata. Cioè dammi quelle informazioni in questo intervallo di tempo, in questo intervallo di prezzi, di questa marca, eccetera, allora posso avere criteri più complicati, poi schiaccio ricerca, lui pensa un po' e mi fornisce il risultato. Quindi sono due step che possono anche essere più complessi. Se invece l'informazione da ricercare è semplice, mi basta uno step solo e quindi ho un'interfaccia a filtro, filtraggio. Parto da un elenco che all'inizio magari posso decidere di visualizzare tutto, oppure di non visualizzare nulla finché non ho scritto qualche cosa e quando comincio a scrivere compare qualcosa, tipo l'autocompletamento. Cioè sono tante modalità a cui noi siamo abituati, abbiamo fatto tutte queste cose, no? Però mi fermo un attimo, facciamo un po' di introspezione, pensiamo a quali sono i vari modi con cui siamo abituati a interagire in vari casi, no? Con i sistemi che usiamo quotidianamente. Ognuno di questi modi è un modo diverso, ha i suoi pro e i suoi contro, è adatto ad alcuni casi e meno ad altri. Il problema è chiederselo quando usiamo questi sistemi. Ma io avrei fatto così se l'avessi progettato, oppure funziona meglio in un modo diverso, no? Quindi cose, dobbiamo un po' lavorare, cioè, su cose che abbiamo acquisito, su nozioni che abbiamo acquisito, anche operative, intuitivamente, e cercare un po' di dissezionarle per dire quali sono, aiutarci a rispondere a quali sono i casi in cui sia più utile un modo piuttosto che un altro, e anche distinguerli i vari modi, no? Per questo sto usando verbi diversi, no? Confermare, confermo di sì, confermo di no, confermo l'inserimento, confermo la cancellazione, sì, no, annulla, tutte azioni per navigare, vado avanti, vado indietro, cambio pagina, scorro in su, scorro in giù. Selezionare, che è diverso da scegliere, a volte si confondono. Cioè, selezionare una frase, no? Un blocco di testo, che è la classica operazione che sul telefono preferisci fare con un piede che riuscire a selezionare da lì a lì esattamente dove vorresti. Quindi selezionare degli elementi e quindi ricadere lo scegliere da un elenco. Oppure selezionare una parte di testo, un gruppo di immagini, una parte di una figura. Poi c'è l'azione di spostare, il drag, lo swipe, eccetera, no? Sono tutti verbi diversi che usiamo che hanno un significato diverso, sia pratico, operativo, sia informativo. No? Se io parlo di inserire ho un dato nuovo, se parlo di scegliere ho un dato esistente ma lo metto in evidenza rispetto a tutti quelli possibili. Quindi anche a livello del modello concettuale cambia, no? Vuol dire che una tabella c'è una relazione con un elenco possibile. Inserire invece è un attributo libero che viene riempito dall'utente. E questi si mappano in qualche modo sull'insieme, questi comportamenti si mappano in un certo modo sull'insieme di controlli che sono quelli con cui siamo abituati a usare, che poi non sono tantissimi, c'è il bottone, la casella di testo breve o lunga, quindi una linea o multilinee, le caselline di selezione di spunta, che in gergo si chiamano checkbox oppure ready buttons. Le checkbox sono quelle quadrate, perché battono su quei tondi. Che differenza c'è tra una casellina tonda e una casellina quadrata nell'interfaccia? Se io ho un elenco con le caselline tonde e devo selezionarle, cosa mi dicono le caselline tonde? E invece se avessi le caselline quadrate, cosa mi dicono di diverso? Perché ci sono queste due forme?
Allora, tonne le posso sezionare una sola, quadrate ne posso sezionare anche più di una. Ok? Sapete perché? Quelle tonne si chiamano radio button, sapete perché si chiamano radio button? Vi ricordate le radio, non della vostra, della mia infanzia, radio FM, no? AM, che avevano i bottoni, oppure radio registratore, cassette, c'erano i tasti play, stop, eccetera. Allora, sopra avevano dei tasti, che c'erano lo stop, il play, l'avanti, veloce, indietro veloce, registra, e quando ne premevi uno saltava sull'altro. Cioè c'erano 4-5 tasti di cui uno solo poteva essere premuto in un certo momento. Quando ne premi uno, l'altro salta su, tornava su da solo. E quindi è rimasta questa nozione, bottoni come quelli della radio, cioè bottoni che possono essere solo, che, dei quali uno solo può essere premuto. Una list box è una lista, una casellina, un riquadro all'interno del quale c'è un elenco di elementi. La combo è una combinazione tra una casella di testo e una lista, ma poi li vediamo negli esempi. E queste cose sono declinate in tutti i sistemi operativi. Questa è una finestra con i widget di Windows XP, buon'anima. Ma non è molto diverso dai widget di oggi, no? A parte la grafica, lo stile, questo per chi programmava in Java, sono simili, hanno aspetti leggermente diversi, ma alla fine sono questi. Quelli dell'iPhone prima edizione, che poi adesso l'estetica è un po' diversa, ma il tipo di widget è sempre lo stesso, idem sono quelli di Android. Alla fine c'è la, vedi, radio button, ci sono le checkbox, c'è la casella di testo, c'è la casella di testo grande, la tastiera, eccetera. No? E a tal proposito allora vi propongo due esercizi concettuali, il primo è pratico, no? Che fa capire quanto siamo andati avanti in termini di standardizzazione o di bassa necessità di apprendimento, cioè intuitività delle due interfacce. Provate ad aprire un sito web in una lingua che non conoscete minimamente, magari anche in un alfabeto che non conoscete, no? Un sito arabo, cinese, giapponese, magari siete tutte queste lingue, quindi sono io l'unico che non lo sa, ma aprite questa pagina di una qualunque azienda che conoscete, che non è un sito spiegatissimo, ma un sito un po' famoso. E provate a chiedervi, non capirete niente, ma vi accorgerete che riuscirete a riconoscere dove sono le news, dove è la ricerca, dove è l'home, dove è il menu di primo livello, dove è il menu di secondo livello, dove sono gli ultimi aggiornamenti, dove sono le sezioni di approfondimento, dove sono eventualmente i prodotti, l'icona del carrello, no? E questo ci dà la percezione, e lo dobbiamo fare anche noi quando progettiamo un sito o un'interfaccia. Proviamo a scriverla in una lingua non esistente, così vediamo subito quanto la grafica, le icone, gli spazi e il layout sono già in grado di comunicare. Queste sono tutte le lavorazioni che vengono recepite per prime, istantaneamente. Poi c'è il testo, che però richiede un minimo di sforzo per essere letto, ancora inconscio perché sappiamo leggere in modo intuitivo, però richiede già comunque uno sforzo in più. Non tanto per essere letto, ma per essere compreso, per essere decodificato. Ma sta parola cosa vuol dire in questo contesto? Quindi se provate a fare questo giochino qua, in una serata, adesso sono tante serate di nebbia, no, ci rendiamo conto e acquisiamo anche una sensibilità per quegli elementi che ormai stiamo per scontati, sono comuni, sono talmente scontati comuni che li riconosciamo anche in un contesto di totale incomprensibilità. E io qua volevo farvi vedere un esempio di, ad esempio, qua è Word, e ad esempio prendiamo la casellina che, la finestra che permette di modificare le proprietà di un carattere, di un testo in Word, no? La formattazione del carattere. Usiamo tutti Word quotidianamente, però forse non ci siamo mai soffermati sulla progettazione di questa interfaccia. Allora, innanzitutto vediamo che quando prendo le proprietà di dettaglio, beh, ci sono molte scorciatoie prima, scusatemi, per cui quando io seleziono un testo già qualcuno ha deciso che le cose più importanti che avrei voluto inserire sono queste. E quindi me le presenta già subito. Quindi c'è un primo impatto del tipo, i casi d'uso più frequenti sono più facili da usare. Okay. Qualcuno ha deciso, sulla base di cosa? Probabilmente le statistiche. Sono 20 anni che ci sono versioni di Word che vanno in giro, avranno raccontato le statistiche su quali sono le funzioni che sono usate dagli utenti e vengono messe qua.
Ma io poi c'è un secondo livello che è quello del menu, che offre più funzioni, e poi c'è il terzo livello che è quello del dettaglio, a cui magari molti utenti non sanno neanche arrivare. Gli utenti di vecchia data, per cui c'era carattere, modifica, era l'unico modo per modificare il carattere di passare da questa finestra, sanno cercarla. Però guardate come l'hanno nascosta, devi arrivare qua per arrivare a questa finestra. Cliccare questa cosina qua che ti dice espandi, no? Questa è un'altra icona con l'angolino e la frecciolina che vuol dire espandi. Espandi le opzioni e arrivi qua. Devi volerlo, no? Quindi c'è stata una stratificazione, dicevamo, la complessità funzionale è questa, qui c'è tutte le funzioni, la complessità d'uso è molto graduale, l'apprendimento per gradi. E poi qua contiene un po' tutti i controlli, no? Quasi. Innanzitutto vediamo anche qua, anche all'interno della finestra con tutti i dettagli, ci sono due livelli, font e advanced, che sono etichette del cavolo, non vogliono dire niente. Cioè, font cosa vorrebbe dire? È già il titolo della finestra. Che senso ha dare lo stesso nome a una delle due metà della finestra? Perché qua volevano dire le più frequenti e qua volevano dire quelle che probabilmente di cui probabilmente non avrai bisogno. Quindi non è stata una scelta proprio oculata del nome. E poi ci sono campi di testo in cui posso scrivere. Queste sono combo box. Quindi una casella di testo in cui c'è una lista, una list box, questa parte qua si chiama list box, abbinata a una casella di testo. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di selezionare un elemento oppure cominciare a scrivere qua. Vedete qua il filtro, una combo box in cui posso scrivere ciò che voglio, ma questa contemporaneamente funziona come filtro della lista sottostante. Tutto combinato in uno spazio molto ridotto e molto anche intuitivo, ma non perché sia intuitivo di per sé, ma perché lo sappiamo usare, l'abbiamo già visto in mille contesti diversi. E col principio del feedback, nel senso che appena scelgo una voce, sotto mi fa vedere l'esempio di ciò che sto per fare. Se confermassi, ok. L'ok è messo qui, guardate i bordi, grigio, bianco. Questo ok mi dice che se premo ok sto confermando tutta la finestra, non solamente il pezzettino. Mi dà una gerarchia di contenimento. Tutta la finestra viene confermata o annullata da questi bottoni, non un singolo elemento. Sono tanti messaggi che... E qui la stessa cosa, e qui la stessa cosa. Tra l'altro è una cosa strana, perché la dimensione dei caratteri qui mi dà dei valori 10, 11, 12, 14. E il 13 non c'è. Perché non c'è il 13? Perché questo è un insieme di valori, non sono tutti i valori possibili, ma sono un insieme di valori consigliati. Se io voglio il 13 lo scrivo qui. E lui me lo prende. Quindi in questo caso è una combinazione tra inserimento e selezione. Posso selezionare dei valori predefiniti oppure inserirne dei nuovi miei. Quindi sono molto ricche, no? Come interazione questo tipo di interfacce. In uno spazio molto condensato sono riusciti a fare molte cose. Mentre invece, ad esempio, queste sono, anche lì sono delle liste, ma sono liste a scomparsa. Perché questi gli ha dedicato dello spazio e a questi non ha dedicato altrettanto spazio? È dello stesso tipo. È perché per il progettista di questa interfaccia era più probabile che l'utente avesse bisogno di cambiare il tipo di carattere che non il tipo di sottolineatura. E quindi ci ha dedicato meno spazio. Inoltre l'utente la sottolineatura non se la può inventare lui, non può dargli lui un nome come mettere il 13, e è obbligato a scegliere tra una di quelle predefinite, punto e basta. Idem per il colore. Il colore, di nuovo a sua volta, andiamo su più livelli. Colori suggeriti dal tema, colori standard, oppure scegli il tuo colore, allora va ancora a un livello superiore, tra una tavolozza molto ampia di colori o addirittura tutti i colori possibili e immaginabili. Quindi solo per la scelta dei colori abbiamo almeno 4 livelli, ammesso di volerci entrare. E poi ci sono gli effetti da applicare, no? Tipo perché non lo fa più vedere qua sotto, ok, vabbè. Ad esempio sbarrato doppio, eccetera eccetera, oppure tutto in maiuscolo e queste cose qua.
Ecco, immaginate di questa finestra, da questo punto di vista la Microsoft ha fatto una scelta molto forte. Non usa il radio buffer. E quindi immaginate di vederla non in inglese, ma in una lingua che non conoscete. Cosa dice questa interfaccia? Vi dice che qua ci sono 7 opzioni, le quali sono tutte possibili indipendentemente l'una dall'altra. Cioè io avrei 2 alla 7 combinazioni possibili, perché questa cosa qua che posso provare a dire, posso selezionarla o no? Questa posso selezionarla o no? Questa posso selezionarla o no? E così via. Sono scelte indipendenti. In realtà non è vero, perché se io seleziono la prima, se cercassi di selezionare la seconda, la prima scomparirebbe. Quindi queste due scelte sono mutuamente esclusive tra di loro. Così come la terza e la quarta. Voi dite, ma sì, ovvio, no? Perché o è apice o è pedice, non può essere contemporaneamente apice e pedice. Però questo è un passo in più, ho dovuto capire cosa voleva dire. L'interfaccia non me l'ha detto questo. Perché la spaziatura è uguale. Cos'è che mi dice che questi due, i primi due sono esclusivi mutuamente, i secondi due tra di loro anche, ma tra il primo gruppo di due e il secondo gruppo di due non c'è mutua esclusione? Nulla me lo dice. Basterebbe una righetta, uno spazio in più. Quindi da questo punto di vista sono stati un po' pigri. Avranno pensato, tanto chi ha bisogno di queste cose sa già che cosa fa. Però non parla bene questa interfaccia. Io volevo mettere a confronto con l'interfaccia che dà OpenOffice, LibreOffice, per la stessa funzionalità, formato del testo. Ma dove è andato? Aspetta, perché scompari? Eccolo qua. Quindi un altro programma che di fatto fa la stessa cosa ha fatto delle scelte di interfaccia completamente diverse. No, completamente no, molto diverse. Innanzitutto questa finestra è divisa in non due, ma una, due, tre, quattro, cinque, sei parti, anziché due. La prima parte è uguale, carattere, stile, dimensione, c'è la lingua che è messa qua, mentre invece in Word la lingua, se non sbaglio, era nella parte avanzata. E poi c'è una parte effetti, dove ad esempio le sbarre, sbarratura singola, doppia, non sono come checkbox, ma sono come tendine a discesa. Di cui è chiaro a questo punto, quando apro una tendina, che devo scegliere una voce e non più di una voce. Anche qua hanno scelto di non usare radio button. Probabilmente radio button hanno capito che gli utenti si confondono e preferiscono non usarli, quindi anche dal punto di vista estetico, tendine oppure checkbox. Queste checkbox effettivamente sono vere checkbox, nel senso che le posso, sono 4 e posso avere 16 combinazioni diverse, tutte indipendenti l'una dall'altra, quindi si possono sovrapporre a piacere. Quindi in questo caso l'interfaccia descrive meglio quali sono le opzioni di informazioni che posso offrire. Non dico che sia fatta meglio una o fatta meglio l'altra, no? Quella di Word è forse più intuitiva, più diretta, più semplice, questa forse è un pochino più approfondita, ma un pochino più aderente a quelli che sono i vincoli dei dati sottostanti. Sono sempre scelte, qui stiamo progettando, quindi sono sempre scelte di compromesso. Però, visto che prima dicevo, suggeriamo degli esercizi, sono esercizi che possiamo fare con i programmi che usiamo ogni giorno. No, chiediamoci quali sono le azioni che compiamo. E pensiamo sempre che così come qualcuno aveva scelto come mettere quel pulsante di quell'ascensore e gli abbiamo reso dietro, noi immaginiamo che qualcuno ha comunque pensato dove mettere ogni elemento di interfaccia di un programma che usiamo, di un sito che usiamo, di un'applicazione mobile che usiamo. E quindi spendiamo un po' di tempo a cercare di fare introspezione e reverse engineering in un certo senso di queste interfacce. Quindi ci sono questi elementi grafici di base che vengono usati per costruire delle interfacce che poi vengono lette e codificate dagli utenti. E ci sono delle linee guida, ma io ho provato, sono un po' vecchiotti, però comunque sono semplici e danno un'idea di un processo di progettazione. Poi se voi volete prendere quali sono le linee guida dell'interfaccia utente dell'iPhone, che sono 300 pagine, poi di Android, che sono altrettanto,
li mettete, leggete, vi spiega filo per segno come fare andare avanti, indietro, come chiamare i bottoni, come lavorarli, eccetera, eccetera, per avere uno stile visuale. Io qui ho preso qualcosa di vecchio, di Windows XP, ma per, in parte perché il tipo di sistemi informativi che pensiamo noi sono più di tipo tradizionale web, e in parte perché tutto sommato è più semplice, no? Perché hai meno problemi da gestire. Allora, questa tabellina qua ci aiuta a scegliere il tipo di controlli, di widget, da utilizzare per acquisire dei dati. Ad esempio dice, se hai dei dati che sono delle scelte da fare in modo mutuamente esclusivo, delle opzioni mutuamente esclusive l'una dall'altra, allora il modo migliore di farlo è usare dei radio button, bottoncini tondi. Se no, nel caso in cui tu abbia dei vincoli di spazio nell'interfaccia, i vincoli di spazio sono dovuti a due motivi. O tu ritieni che quell'informazione non sia così importante, quindi non vuoi farlo occupare troppo spazio, oppure è proprio poco spazio in generale, come sul mobile, e allora anche se l'informazione è importante, vuoi risparmiare spazio. Allora in questo caso è meglio usare un list box, un drop down menu, come faceva qua OpenOffice sulla scelta della sottolineatura. Se invece le scelte non sono mutuamente esclusive, quindi è possibile scegliere più di un elemento, uno delle checkbox, tante caselline di spunta, quelle quadrate. Oppure un elemento che esiste ma nessuno usa, che è una list box a selezione multipla, un mostro di usabilità in senso negativo, nel senso che poi alla fine nessuno riesce a usarlo bene, e quindi di fatto nessuno lo usa. Cioè una list box, una lista, in cui può selezionare non una voce ma più di una. Di solito su PC si fa tenendo premuto il control e cliccando più di uno, perché invece se ne clicchi uno senza tenere premuto il control, seleziona quello e deseleziona gli altri. Quindi si presta ad errori di missione, diciamo, semplici, ma molto frequenti, perché è molto difficile da usare correttamente. Infatti non lo usa nessuno. Pur essendo supportato da tutti i grafici, è sconsigliato e mai utilizzato. Se invece devo selezionare da un elenco possibile di voci una voce sola, oppure inserirne una nuova, quali opzioni ho? Beh, un elenco di radio button di cui l'ultimo sia altro, e quando seleziono altro ho una casella di testo a fianco in cui inserirlo, nei questionari online è sempre così, oppure ho una combo box come quelle di prima, in cui sceglievo il tipo di carattere o la dimensione del font, e quindi posso tranquillamente scegliere una voce oppure inserire sopra ciò che voglio io. Il primo è un pochino più esplicito, perché c'è scritto altro e tu sai che devi, hai l'opzione di scegliere altro. Qua è un pochino meno esplicito, perché noi non lo sappiamo, ma al posto del font posso scrivere quello che voglio io, come se esistesse un font che si chiama quello che voglio, e lui muto, non è errore. Però non invita a questo comportamento, invita più a scegliere, no? Però è supportato. In realtà perché è supportato? Perché io potrei voler scrivere un documento usando anche dei caratteri che non sono installati su questo computer, ma poi quando lo salvo, quel file lo mando al tuo computer, se tu c'è installato quel carattere, allora tu devi vedere quel font giusto. Oppure viceversa, potrei parlare su un computer che contiene dei font e letto su un computer diverso che non ha questi font, quindi nell'elenco non li posso mettere, ma volendo lo posso selezionare e inserire. È un caso d'uso marginale, supportato, accessibile a chissà che esiste, che gli serve, no? Questa è un'altra chiave: chissà che ha bisogno di una certa cosa, la trova nel luogo in cui gli interessava. Chi non sa che quella cosa esiste, non la trova, ma non la vede pure, non gli dà fastidio, non ci pensava neanche, non ha occupato né spazio né cognizione, no? Né sforzi cognitivi. Impostare un valore, vabbè, ci sono i bottoni, così spin button, cioè i valori con le due freccioline aumenta o diminuisce, o semplicemente una casella di testo. E qui entriamo nei dettagli maggiori. E se dobbiamo inserire dei dati, quali opzioni abbiamo? Allora, qui c'è una sorta di guida
che ci dice? È uno zoom ulteriore rispetto a quello precedente, no? Che era una mia linea di massima, ma poi qui entriamo nel dettaglio. Allora, se tu devi gestire, ci sono varie videate che differiscono nella clausola if iniziale, no? Questa è la prima videata, dice, se devi inserire dei dati che siano mutuamente esclusivi, i dati da cui devi scegliere sono discreti, quindi non valori continui, ma valori distinti, e si possono rappresentare verbalmente, e sono pochi, dove pochi qui dice da 2 a 1, vabbè, non serve sceglierlo, da 2 a 8, allora hai queste opzioni, a seconda che inserire un dato da tastiera non è necessario, oppure, primo caso, secondo caso, oppure inserire un dato da tastiera può essere necessario, terzo, quarto caso. L'elenco non cambia mai, l'elenco può cambiare delle voci possibili. È chiaro che se posso inserire un dato io nuovo, l'elenco può cambiare perché dopo un po' conterrà dei dati nuovi. Se invece l'utente non può inserire nessun dato nuovo, l'elenco è sempre fisso con gli stessi valori. E ho spazio a disposizione oppure non ho spazio a disposizione, quindi devo rimanere stretto. E allora a fianco mi dice quali sono le opzioni suggerite per queste scelte. Quindi se non devo inserire un dato, vanno bene i radio button se ho spazio, se non ho spazio li collasso in una list box eventualmente scomparsa. Se invece devo poter inserire dei dati, avrò una list box combo, quindi col testo sopra, oppure addirittura una list box combo ma a scomparsa, no? In cui l'elenco c'è ma compare solamente quando clicco il bottoncino a fianco, altrimenti si compatta e risparmio spazio. Queste quattro alternative vedete che differiscono dal fatto che debba o non debba inserire il testo e abbia o non abbia spazio a disposizione. Tutte servono per dati, lui dice, rappresentati verbalmente: il nome di un font, il nome di un'opzione, il nome di uno stato, perché l'utente le deve leggere, non sono dati numerici. Anche questi che sono dati numerici in realtà erano valori di velocità del modem, che sono valori predefiniti che uno ha già in testa, quindi non è soltanto il valore singolo numerico, non c'è il 2700, non esiste, sono valori possibili, discreti. Invece, stessa slide con scritto, con la variazione, potenzialmente sono, le scelte sono ampie. 9 o più, no? Vuol dire che tutta a colpo d'occhio non riesco a cogliere. Allora in questo caso avrei degli elenchi più lunghi e vedete che qua è praticamente scomparsa l'opzione di fare dei radio button, cioè non posso occupare un lenzuolo di pagina con 200 radio button diversi, dovrò usare sempre delle liste. Infatti vedete che qua ci sono semplicemente le liste, la list box normale oppure a scomparsa. No, queste due sono esattamente queste due della pagina precedente, oppure le combo box normali o scomparsa nel caso in cui sia necessario poter inserire del testo. Questo ci sta dicendo alla fine che lo strumento principe sono questi, con o senza la casella di testo, quindi list box o combo box, e solo nel caso in cui io abbia pochi elementi considerare l'opzione di mettere dei radio button. Poi ci sono dei dati discreti che invece non hanno una rappresentazione verbale così intuitiva, ma possono essere rappresentati meglio graficamente, no? Ad esempio una tavolozza di colori o un calendario. È vero che possiamo descrivere la data a mano, oppure però un colore non è che possiamo descriverlo per nome, e avere un elenco di colori con una lunga lista verticale è assolutamente fuori luogo, che non ti permette di apprezzare, di confrontare colori diversi che sono molto distanti tra di loro. E quindi in questo caso si scelgono magari delle rappresentazioni che siano da un lato più compatte e dall'altro più rappresentative del modello mentale che ha l'utente di quel tipo di dato, ad esempio il calendario. Cioè io il mese me lo vedo così nella mia mente, e allora l'interfaccia me lo fa vedere come la mia mente lo prevede. Poi magari quel calendario è sempre visibile, quindi lo clicco, oppure è nascosto dietro un drop down, quindi devo cliccare un elemento per poterlo far comparire. Va bene, questo dipende dallo spazio che ho a disposizione. Quindi ci sono dei casi in cui i dati da inserire hanno una loro struttura interna che mi suggerisce come devono essere presentati all'utente, e quindi ci sono dei widget apposta per inserire dati, ad esempio. Oppure ci sono dei casi, qui andiamo nei casi più particolari,
alternative mutuamente esclusive, non frequentemente selezionate. Ricordate le case, la finestra che diceva casi avanzati, oppure no, un po' i casi limite che pochi utilizzeranno. Il contenuto non cambia, ma contiene dei dati che sono facili da ricordare. Tipicamente dati che siano predicibili, consecutivi. Allora, può essere utile un oggetto di questo genere, lo Spinbox. No? Che caratteristiche ha? Occupa poco spazio, permette di passare da un elemento all'altro, ma passare da un elemento all'altro significa che io devo già prevedere quale sarà l'elemento successivo. Se c'è martedì, la freccia in su deve passare a mercoledì. Devo già saperlo, perché non posso, con una listbox, li vedo tutti in seleziono, e quindi a colpo d'occhio vedo le opzioni. La presenza stessa dell'elemento deve far comparire nella mente dell'utente le opzioni possibili, e quindi lui sa se deve andare avanti o indietro. Non ha bisogno di leggerle per sapere quali siano le opzioni. Allora, nel caso di numeri piccoli va bene, nel caso di giorni della settimana, nel caso di poche informazioni, che siamo sicuri che l'utente già conosca e conosca in che ordine vengono presentate, perché lui l'opzione che ha è di andare avanti e indietro, quindi deve sapere se vuole andare avanti o andare indietro. In questo caso occupi veramente poco spazio, però è chiaro che cliccare 6 volte per passare da 3 a 9 è un'esperienza abbastanza spiacevole, e quindi ha senso farlo se i dati non sono frequentemente scelti. Non è una casella che viene usata solo una volta ogni tanto, occupa un spazio, ti permette di inserire il dato con un po' di fatica in più. Allora, tutto a costo zero non possiamo averlo, quindi dobbiamo minimizzare la fatica, lo sforzo negli elementi più frequentemente utilizzati dall'utente, a scapito ovviamente di elementi che sono utilizzati di meno e che, quando quindi sono utilizzati, richiederanno un piccolo impegno in più da parte dell'utente. Ma un piccolo impegno in più a fronte di una motivazione maggiore, perché l'utente a questo punto è cosciente che sta facendo una cosa più, tra virgolette, avanzata, forse modificando un dato un pochino in un caso limite. E tutto questo va bene per valori discreti. E se avessi dei valori continui? Allora, la mente umana non è molto brava a distinguere i numeri reali, a valutarli con i decimali, quindi a volte, quando si hanno dei valori continui, senza bisogno di una precisione assoluta, ovviamente, si usano molto oggetti di questo genere, tipo gli slide. Non c'è bisogno, questo vale solamente nei casi in cui non avete bisogno di una precisione assoluta, ma di un valore approssimativo, perché se no non riuscirà mai a bloccare esattamente lo slider e impostare 17.34. No? 17 oppure passa 18.2, si scappa un po', poi viene in lavoro. Se hai bisogno di un valore preciso, metti una casella di testo col numero. Se hai bisogno di un valore indicativo, va benissimo uno slider che magari visualmente ti faccia vedere l'effetto, che ne so, può essere un colore, può essere una sfumatura, può essere una trasparenza, l'effetto che ha il valore di questa impostazione, purché il valore, qui c'è scritto, aumenti o diminuisca in un modo prevedibile. Cioè, devo sapere se spostarlo di poco o di tanto. Non devo andare per tentativi in tutte le posizioni possibili e immaginabili. Cioè, ad esempio, questo qua lo potrei usare nel caso dei colori per scegliere la saturazione o la luminosità, ma non la tinta, no? In cui magari il primo elemento è il rosso, il secondo il giallo, il terzo il verde, poi c'è l'azzurro, e che ne so di quanto spostarlo. Cioè, lo faccio con di mestiere, ho tutti l'ordine dei colori in mente, che comunque sono codificati dal numero 0255 tutti i colori, tutte le tinte diverse, però io non ricordo in che ordine sono messi. Quindi per prendere il giallo non saprei dove andare. Quindi, però, invece, se voglio lavorare sulla trasparenza a metà, trasparenza a tre quarti, so da dove posizionare la lineetta senza doverla andare a cercare. Mentre invece nel caso delle tinte mi serve una tavolozza che mi permette di selezionare almeno approssimativamente la tinta, perché poi posso modificare, ad esempio. Il caso 6, che è quello finale, è l'unico caso in cui le alternative siano non esclusive, cioè sia possibile selezionarne più di una. Questo è un caso limite, funziona solamente quando abbiamo dei dati discreti, perché non ha tanto senso selezionare più di un valore e questi valori sono reali. Allora, cosa sono? Una serie di numeri inseriti in una matrice. Però rarissimo, no? Per essere dei dati di questo genere. Va bene quando non dobbiamo inserire dei dati nuovi. Se l'utente deve poter selezionare più elementi e tra questi deve poter inserire, questo non si può fare da controllo solo, devi farlo in due passaggi. Deve avere l'inserimento, mi inserisce il dato, lo inserisce e compare una lista, poi inserisce un altro, riaggiorna la lista, l'aggiorna, eccetera, eccetera. E poi a questo punto la lista si popola con le opzioni che lui ha selezionato. Perché in un solo controllo non si riesce a fare. In un solo controllo riesce effettivamente a dare una serie di checkbox di questo tipo. Se ho poche opzioni,
e se ho tante opzioni ti attacchi essenzialmente, perché lui dice una selection box con selezione multipla, ma abbiamo già visto prima che non lo usa nessuno perché è troppo complesso da usare. Quindi questo ci risponde alla domanda, ma se io, caviamoci nel nostro processo, in un caso d'uso o al passo 7 c'è scritto l'utente inserisce il luogo di partenza. Allora, il luogo di partenza cos'è? È un valore unico, è un valore che può essere molteplice, è un valore da selezionare da un elenco, oppure oppure deve essere inserito liberamente, quindi con inserimento libero di testo. Quindi l'utente può voler inserire un valore nuovo oppure scegliere tra un elenco esistente. È un valore numerico o un valore testuale? È un valore che si può rappresentare in modo bidimensionale, tipo una mappa, per dirne una, oppure invece si rappresenta in modo lineare, verbalmente, come diceva qua, quindi in modo lineare, in modo testuale. Mi faccio queste domande e da queste domande riesco a capire quali sono le opzioni. Le opzioni possibili sono, a questo punto, una mappa sullo spazio, magari con una casellina per filtrare, per ricercare, oppure una casella di testo in cui scrive l'indirizzo su uno spazio. E, applicando questi filtri al tipo di dato che si scrive. Quindi, il caso d'uso mi dice l'utente fa una certa azione, io conoscendo il tipo di dati che mi servono, e li vado a pescare anche dal modello concettuale, se ho un elenco di valori possibili tra cui scegliere, perché magari io vi ho detto semplicemente l'indirizzo di partenza, ma non sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, se l'indirizzo di partenza di un taxi può essere qualunque, ma se invece sto parlando di un'azienda di logistica che ha 8 magazzini, l'indirizzo di partenza sarà uno di quegli 8. Allora lo faccio scegliere da un vendino. In quale dei due casi sono? Me lo dice il modello concettuale. Se l'indirizzo di partenza è una relazione con la tabella magazzini che mi dice qual è l'indirizzo del magazzino, allora vedo che deve essere uno di quei valori. Se l'indirizzo di partenza è un campo di testo, nel modello concettuale vuol dire che l'utente può sceglierlo liberamente. No? Cioè, tutto si collega alla fine. Sapendo qual è l'azione che deve fare l'utente, sapendo qual è il dato associato a questa azione, e quindi quali sono i vincoli su quel dato, i valori possibili, il range, le validazioni, allora poi posso scegliere quel modo migliore di far capire all'utente che dato voglio, quali sono le limitazioni di quel dato, qual è la sua libertà di inserimento, oppure qual è la sua libertà di scelta tra le opzioni possibili. Quindi, scelte che abbiamo fatto all'inizio, ragionando puramente in modo concettuale sui dati, si riflettono anche su come questi dati sono presentati in interfaccia. E la scelta ottimale dei widget che comunicano all'utente: con questo dato ci puoi fare questo, e invece non ci puoi fare quest'altro. Puoi modificarlo o non puoi modificarlo, devi inserirlo o devi selezionarlo, fammelo vedere su una mappa oppure scrivilo. Questo vale per singolo dato, poi i dati fra di loro sono raggruppati semanticamente, no? Quello che dicevamo prima, nome, cognome, indirizzo, data di nascita, sono dati elementari che costituiscono un elemento anagrafico unico. E quindi c'è tutta una serie di accorgimenti che vanno dai bordi, agli spazi, alle linguette, come abbiamo visto prima dentro i programmi di videoscrittura, alle fisarmoniche, quindi c'è una sezione, apre una sezione, si allarga quella e si restringono le altre, i pop-up, come abbiamo visto prima sui colori, clicca, si apre un'altra finestrella in cui puoi scegliere, i menu stessi, che poi in realtà sono all'inizio di tutto, a monte di tutto, che sono tutti strumenti di organizzazione a gruppi dei dati. Quindi i dati non sono piatti, non ci sono 100 elementi da inserire, ma ci sono magari 5 gruppi con 10 elementi qua, 3 elementi là, 2 elementi là, e ciascun gruppo ha un suo significato. E noi usiamo il layout della pagina, quindi c'è un layout molto semplice, fatto con dei bordi, con delle etichette, che ci dicono esattamente che questi i primi elementi sono legati tra di loro, che sono fatti a loro volta di due sottogruppi, e questi altri elementi invece sono legati tra di loro, e così via. Si può giocare sui bordi, si può giocare sugli spazi, si può giocare sul colore di sfondo, sulle ombre. Basta poco dal punto di vista visuale per far capire all'utente un certo raggruppamento, una certa gerarchia di contenuti.
No? Vale la regola empirica che perché c'era quel valore 8? No? 8 sono pochi, 9 sono tanti. No? C'è la regola empirica che dice che una persona riesce a tenere alla mente, senza troppa fatica, 7 elementi, dai 5 ai 7 elementi, a seconda delle capacità. Gli uomini sono più scarsi delle donne su queste cose, molto. E quindi, però è andato. E quindi se ho pochi elementi, se riesco a farti digerire pochi elementi alla volta, tu riesci a tenere a mente, riesci a capire dove sei, dove ti trovi. E per questo il fatto di raggruppare serve proprio a dire, beh, qui ci sono due cose, due. Qui ci sono due blocchi, tutti insieme sono 8, sarebbero già tanti, ma sono due blocchi da 4, tranquillo, non agitarti. No? E così parcellizziamo l'informazione, guidiamo l'utente e gli forniamo piccoli morsettini di informazione che lui deve digerire facilmente. Sia in termini di, qui abbiamo lavorato soprattutto sull'immissione dei dati, quindi widget per scegliere, per mettere in selezione dei dati, ma lo stesso identico ragionamento c'è in visualizzazione. Se io ti vomito addosso una paginata piena di numeri non ci capisci niente. Se io te li organizzo in, cui la gerarchia, in un modo in cui la gerarchia dei numeri che ti mostro faccia capire il loro significato, no? È chiaramente molto più semplice, più intuitivo, più immediato, addirittura la componente grafica, anche solo qua vedete che siete dei corsi di visualizzazione dei dati, abbiamo scelto, se qualcuno di voi l'ha visto, l'ha seguito, che proprio ci insegnano qual è il modo migliore di visualizzare dei dati, soprattutto di mostrare dei dati proprio dal punto di vista visivo, proprio tenendo conto anche di questi principi. Quindi noi, e poi a livello superiore, idem, no? Cioè, il singolo alla finestra fa parte di un contesto più ampio in cui anche qua ci sono c'è un linguaggio tipografico. Noi non sappiamo cosa sia qua dentro, ma questa è l'intestazione, di sicuro. E questo è un menu e questi sono dei contenuti principali, questi sono dei contenuti collaterali, secondari. Non abbiamo bisogno che ce lo spieghino. Il fatto che questo sia sopra questi qua vuol dire che questo comanda di più, è più importante lui, li contiene in qualche modo. No, la tipografia è molto gerarchica come impostazione. Pur avendo una componente estetica molto forte, poi in realtà l'organizzazione dell'informazione è molto gerarchica. E quindi è facile riconoscere chi appartiene a che cosa, quale informazione appartiene a quale blocco. Quindi deve essere a colpo d'occhio, prima ancora di leggere, semplicemente il vedere deve permettere di percepire l'informazione generale. Poi posso leggere e allora capirò di più. Tenete presente che le persone non leggono le pagine web, non leggono, ma fanno un'operazione di scanning. Cioè, prima di leggere, si fanno un'idea di che cosa conterranno i vari elementi, semplicemente vedendoli. Poi vanno a leggere solo quello che, non quello che contiene le informazioni che gli servono, ma quello che loro presumono contenga le informazioni che gli servono senza aver letto gli altri. Se non le trovano lì, dicono che non ci sono, anche se sono in realtà a fianco, ma perché sono messi nel posto sbagliato. Sbagliato nel senso che non è il posto in cui l'utente se ne accorge. Questo è un effetto carino che si osserva sempre quando voi mettete un avviso importante su un sito. Perché magari, attenzione, domani il sistema non funziona, attenzione c'è un guasto, attenzione domani c'è shop, cioè qualche cosa che volete essere sicuri che gli utenti vedano. Okay? Allora cosa fanno molti sprovveduti? Lo mettono un bel avviso qua sotto, bello in colore vivace, rosso, lampeggiante, cose di questo genere. Nessuno lo vede. Perché? Perché il cervello lo identifica come pubblicità. Siamo abituati che le cose in alto, lampeggianti, che scassano e che hanno colori vivi, sono pubblicità. E quindi non le vediamo proprio. Cioè non arrivano a livello cognitivo. Il cervello nel scansionare la pagina lo elimina automaticamente. Quindi quello che per me deve essere un avviso importante che tutti vedono in realtà somiglia così tanto a una pubblicità che il cervello non lo vede più. Si chiama proprio blindness, no? Cecità a ciò, non alla pubblicità, ma a tutto ciò che somiglia alla pubblicità. Che abbiamo allenato negli anni, ovviamente. Grazie ai pubblicitari che ci hanno fornito cose sempre più invasive, il nostro cervello, mica scemo, ha imparato a ignorare se le cose più sono invasive, più le classifichiamo come pubblicità anche se sono cose importanti. Quindi è una gara di questo genere, quindi bisogna fare sempre fare attenzione. E così, allora no, non ti metto il bannerino in alto, ti metto il pop-up. Ha funzionato in un certo punto, fino a quando non sono arrivati i pop-up dei cookie,
no? Che siamo abituati a chiudere e scrivere ok senza leggere, perché sai che ti arriva quello lì e cosa devi fare? Devo chiuderlo senza pensarci. Lì c'era scritto, attenzione che domani, se domani vieni ti do 30 lode, tu non hai visto, no? L'hai chiuso prima di leggere. Non hai avuto, il tuo cervello ha deciso che non doveva leggere. Quindi sono piccole cose, no? Però va sempre sotto la regola generale, gli utenti si abituano a certi comportamenti perché tutta internet funziona così, tutti i sistemi funzionano così, e se tu non ti agganci nel modo giusto e pensi che l'utente vede un pop-up quindi lo legge di sicuro, non hai capito niente. Ragioni come sviluppatore e non ragioni come utente, e quindi la tua interfaccia fa lo schifo. Allora, noi la settimana prossima impareremo a usare uno strumento, vi è arrivato un po' di spam, no, vi è arrivata una mail a ciascuno di voi che vi dice: vi abbiamo abilitati con l'indirizzo di mail da studente, se qualcuno non fosse ancora iscritto regolarmente lo dica a Juan, il laboratorio che vi crea l'account al volo, su un prodotto online che si chiama Balsamic, che è uno dei prodotti che serve per creare dei mock-up, no? Adesso ne prendo uno a caso giusto per farvi vedere, no? creeremo cosette così. Allora, l'operazione che impariamo a fare martedì e poi faremo mercoledì in laboratorio è prendere le nostre narrative dei casi d'uso e tradurle in interfacce cercando di applicare in pratica questi concetti con cui ci siamo divertiti questa sera. Grazie e buona serata a tutti.